Si vede che queste qui sono le intro primo del caffè, si vede che abbiamo delle occhiaie. Ma stamattina, oggi è il giorno, io, anzi il pilota, il copilota, io. Perché la Zavorina lo dite un altro. La Gina che è lì dietro e ci aspetta, dove andiamo Vostero? Andiamo a vedere tutte le lavande in fiore e andremo a vedere sicuramente l'ape Maya. Ah sì, ne vedrete un sacco di ape Maya. Adesso vi facciamo vedere che posto pazzesco. È la strada della lavanda. Sono due ragazzi, non vedo l'ora di andare. Adesso mi metto anche la giacchettina perché l'abbiamo lasciata qua ieri sera con tutte le api. Colpa mia, l'hai messa tu la giacca lì dentro, non hai guardato cosa facevi. Chi sono queste? Sono mie. Sono commestibili? Mangiamo anche queste. Appena arrivati a Bonnieu e la missione Monster è il caffettino, ragazzi. Io da stamattina ancora non l'ho preso. No, neanch'io, e ne abbiamo bisogno perché sennò in questo video sentirete delle gran boiate se non ci danno a mossa a trovare un caffè. Vedete ragazzi tutti quei puntini viola nella radura tutta verde, quelle sono tutte lavande, sono campi infiniti e sterminati di lavande. Fra poco sarò un uomo felice. Abbiamo un problema, che il Monster ha preso un solo caffè oggi ed è complicato farlo lavorare, ma comunque ce la possiamo fare. È come l'asino senza la sua carota. Volevamo dirvi una cosa però abbastanza importante dal punto di vista economico, perché è già la seconda volta che prendiamo un boccettino di acqua tipo da 33 cl e ce lo fanno pagare 3,80 euro. Quindi portatevi dietro, un consiglio spassionato, la bottiglia dell'acqua che avete comprato al supermarché oppure la vostra borraccia. In avvicinamento i primi campi di lavanda di questo video. C'è un profumo, ragazzi, che non potete capire. Siamo arrivati ad Apt, che è la capitale della frutta candita, se non lo sapevate. Sapevi tu? No, stavo guardando una bella ragazza che stava passando. In realtà stava guardando una macchina azzurro opaco, ma va bene lo stesso. Il sabato mattina fanno il mercato qui ed è pieno di bancarelle appunto dei loro prodotti particolari, quindi frutte candite, tutte queste cose. E comunque se venite qua in moto, ragazzi, e lasciate la moglie a casa, potete fare delle pieghe fantastiche, fantastiche. Strada pulita, meravigliosa, non ci sono sorprese dietro le strade. Vi facciamo vedere un pochino dal paesello. Il boss mi dice sempre: non occupare la memoria, non occupare la memoria. E adesso sono qua che aspetto lei che va a prendere l'acqua. Vabbè. E allora adesso io ti occupo la memoria. Quando andrai a vedere questo filmato ti renderai conto che ti ho rubato 5 minuti della GoPro. Oh 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 oh. Il mio tesoro. Un litro di acqua, 51 centesimi.
cattedrale di Apt, dedicata a Saint-Anne, perché qui sono conservate le reliquie della santa. Allora, poi, essendo io un troll di montagna, mi ero quasi attaccato e invece questa qui dovrebbe essere la carafa e questa funziona, funziona. E nell'anno più siccitoso della storia noi veniamo in Provenza e... Boss, noi volevamo una limonata. Due limonate, ecco. Ma alla fine è arrivata la Schweppes con limone, perché noi siamo sempre molto soddisfatti quando riusciamo a ordinare, perché ce l'abbiamo fatta, ma non sempre tutto va a finire come noi l'avevamo pensata. Esatto, questa qui è la classica inchiappettone, non piantartela su per il naso. È di cartone la cannuccia. Qui abbiamo l'insalata con le lenticchie, il formaggio, la salsina, il formaggio fresco, tutte le verdurine, il gazpacho e l'anguria. Questo qui che cos'è, Bosto? È che il gazpacho. Che sarebbe il succo di pomodoro, no, con un po' di olive. È una zuppetta fredda di peperoni e pomodori che però è tipica della Spagna. C'è anche un giro d'olio, basilico. Esatto. Io ci avrei aggiunto anche un pizzico di sale e di pepe, comunque. E poi ci hanno portato la baguette. Allo! Francamente è buonissimo. Comunque c'è da dire che quando ti trovi una giornata molto, non so cosa, molto calda, questo qui è molto fresco per farlo. La salsina di pomodoro è come se fosse stringente, come se ci fosse del succo di limone. Le lenticchie sono appena scottate così. Francamente è un piatto che nella sua semplicità è buono, non dovrebbe essere pesante. Abbiamo portato l'acqua anche qua. The next level è il mostrino che tiene su l'ombrellone, che se no vola via col bel tempo. E nel frattempo non molla e mangia la mia roba. Passato il temporale estivo, adesso si sta aprendo e ripartiamo. Abbiamo speso 34 eurini. L'acqua qui ce l'hanno data a gratis. Adesso vediamo se riusciamo a proseguire il girettino per la lavanda senza prendere dell'acqua. Alla fine il signore del caffè ci ha offerto i due caffè, è stato di una gentilezza infinita, quindi ci sentiamo di dirvi che, perché in tanti dicono andate all'estero, i francesi sono stronzi, gli austriaci sono stronzi. No, se stronzi anche noi italiani a casa nostra. La questione secondo noi è di come ci si pone con le persone che si incontrano. Se tu sei gentile con loro, loro il 90% delle volte saranno gentili con te, e oggi è stato così. Non è un caso che nel venire in qua io me la sono fatta ai 30 orari. Non c'è il cartello di dire che dice andate piano. In realtà dovete pensare che le lavande sono a destra e a sinistra e le api attraversano tranquillamente la strada. Se la fate a una velocità tipo 60 o 70, ovviamente le sdraiate tutte. E poi tenere il casco chi è motociclista giù, perché queste comunque arrivano a raffica. Il nostro consiglio è, per essere sicuri di non avere le lavande che stanno iniziando a fiorire o che ci siano i campi già tagliati, ultima settimana di giugno.
Batia Salt, che è, se si pronuncia così almeno, che è considerata la capitale della lavanda. Qui il borgo è molto grazioso, ma soprattutto venite per questa vista panoramica pazzesca. Notate come anche si vedono tanti campi da qui di lavanda e spesso sono anche di colore diverso perché sono delle varietà diverse. Ti riconnetti veramente con la natura a fare questa strada. Adesso andiamo verso un altro posto iconico della Provence, che è Valinsole. A Valinsole dopo un'importante sudata in moto. Noi adesso dovremmo mangiare, cenare un gelatino, ci facciamo un gelatino dopo per avere mangiato però. Almeno se va tutto bene che non mi chiude qualcosa all'improvviso. Guardate ragazzi il colore di questo gelato, dov'è finito? Non riesco a vederlo, inquadrarlo, ecco guarda. Allora, io ho preso questo che vedete, ma è con un po' di colorante perché io lo faccio a casa il gelato alla lavanda e non viene di questo colore, ve lo dico. Però questo è gelato alla lavanda e questo sopra è di fiori di cactus. Porca miseria, io normalmente il gelato alla lavanda non ne ero molto propenso perché è come masticare un po' una saponetta e c'è il rischio, invece in questo caso sono riusciti a equilibrare il giusto sapore. Ed ecco a voi in sottofondo la fontana di Trevi. Questo alfiere di cactus sa quasi vagamente di fico, è dolce, ha un gusto però fresco, ma ricorda vagamente il fico. Questa la lavanda è a mio avviso una delle cose più buone che possiate mangiare nei gelati, anche se non lo direste mai, ma è delizioso, anzi lo sapete come squisitermo. A questo punto dove andremo noi a mangiare? In teoria di là. Migliori sono quando non riprende. Io volevo chiedere un bicchiere di vino e invece ho detto un picket. Cioè come praticamente i bambini quando a scuola vanno in castigo e... È uno spettacolo, abbiamo il nostro capperetto, la nostra insalatina, il cipollettino, guarda che bello che è. Guarda la morbidezza c'è, solo che il coltello fa fatica a tagliare. Si sente bene tutto il suo olio, il prezzemolo, il suo bel formaggio grattugiato sopra la fette. Oh, allora già cotta così è fantastica perché vedete che bella morbidina. C'è tutto questo sughino di fondo che è meraviglioso solo a vederlo. Sembra di mangiare l'arrosto della nonna della domenica. La carne è tenerissima, anche se è cotta, ma è cotta giusta, quindi è rimasta proprio tenera. Non è assolutamente asciutta e poi c'è tutto il sughino, probabilmente di cottura che l'hanno deglassato, ed è proprio proprio buono. Dopo forse ti cedo un bocconcino del mio. Il
Master, non vi ha detto prima, l'ho sentito adesso, che c'è in questa carne condita con il pistù. È una salsa tipica della zona provenzale, fatta con basilico, aglio e olio. È simile, ma assolutamente non uguale, perché manca tutto il formaggio e le cose, ma è simile al pesto genovese. La Dijon? La Dijon, sì? 46! No, porca miseria! 46? Pensavo molto di più, sono stati più contenuti. Esatto. Adesso noi avremo finito il girettino di oggi delle lavande, ma non sono finite le lavande, non è assolutamente finita la Provence. Ma vi lasciamo in questo video con un paio di immagini un po' suggestive.